Buonasera amici di Directa Sport, benvenuti a Castiadas. Le immagini che vedete vi arrivano in diretta dallo stadio L'Annunziata. Tempo per la seconda semifinale di questo trofeo Benedetto Piras riservato alle rappresentative regionali Under 15. Tutto pronto quasi per Lombardia-Piemonte Val d'Aosta, per sapere chi sarà ad affrontare la vincente di Sardegna contro Toscana nella finalissima che si giocherà domani a Cagliari. Prima nel girone B la Lombardia ha chiuso a 7 punti, ancora imbattuta la formazione di mister Gabriele Peccati che vuole continuare a tracciare la strada verso il campo della Ferrini, domani a Cagliari per la finale. Per il Piemonte invece qualificazione arrivata in extremis dopo lo spettacolare 2-2 contro l'Umbria, molto sfortunata tra l'altro la squadra di mister Loparco che ha colpito 4 legni in 70 minuti. Tanto è come ormai saprete, momento di minuto di silenzio, noi ci accodiamo. Minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Silvio Berlusconi, richiesto dal presidente federale Gravina per ricordare quello che a tutti gli effetti, con 29 titoli portati a casa, il presidente più vincente della storia del calcio nostrano. Andiamo velocemente a dare lettura delle formazioni. Piemonte in campo con Castaldi, Picca, Scita, De Vita, Sudano, Isoardi, Dutto e Calamita con Azzeni, Palumbo e Bellingheri. Per quanto riguarda invece la Lombardia, in porta va Pessagno, in difesa ci sono Niola, Manzinali, Villa e Tabini, Luli, Tommaselli, Tedone, Pino e Valli a supporto delle due punte, Giulio Fardini e Riccardo Guidi. Primo pallone sarà proprio per la Lombardia. È cominciata questa seconda semifinale dall'altra parte fra Sardegna e Toscana, siamo ancora in attesa di sapere quello che sarà il risultato finale. La gara è cominciata con 90 minuti di anticipo rispetto a questa, quindi sicuramente durante la cronaca sapremo darvi aggiornamenti relativi a chi sarà la prima finalista. Intanto attacca la Lombardia con Tedone che va alla ricerca di compagni, la palla torna dietro dalle parti di Castaldi, è lui che mette preciso sulla testa di Palumbo, corre Bellingheri, la palla ancora verso Palumbo, duella al numero 14, Azzeni tutto solo, grande uscita da parte di Pessagno, è riuscito a calciare subito Azzeni, la Lombardia si salva, prima grande occasione dopo meno di un minuto, occhio perché non ha finito la formazione di mister Loparco, il cross per Palumbo però è leggermente lungo, anche per uno piazzato come il numero 14. La palla va fuori, Piemonte però ancora in avanti. Arriva però un cambio di decisione. Viene assegnata rimessa dal fondo per Alessandro Pessagno e quindi è la Lombardia che potrà ricominciare a giocare. Manzinali
lungo alla ricerca di Guidi, anzi di Fardin. Non è una brutta idea, Fardin, grand dribbling, Fardin! Che gol! Giulio Fardin, praticamente 40 secondi fa, la Lombardia ha rischiato di prenderlo. Poi però la palla arriva precisa dalle parti del numero 5, doppio dribbling, fulminante, perfetto. E poi tiro col destro a incrociare alle spalle di un incolpevole Castaldi. E avanti la formazione lombarda con Giulio Fardin. La sblocca immediatamente la rappresentativa lombarda. Adesso il Piemonte Val d'Aosta non deve disunirsi, anche perché la gara è ancora lunghissima. Ricordiamo che in caso di parità non sono previsti supplementari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. La palla recuperata ancora dal Piemonte, il lancio verso Azzeni, c'è Isoardi che insegue, recupera per un attimo Guidi. Ancora il pallone verso Azzeni, dentro l'area, Azzeni arriva il cross palumbo, la deviazione! Ci mette una pezza Manzinali, ma ha cominciato alla grande questa partita con entrambe le formazioni che non perdono un secondo per attaccare. Le difese stanno decisamente soffrendo, l'estro degli attaccanti. Pino, la palla verso Bellinghieri, niente da fare però con la sfera che rotola docile dalle parti di Pessagno. Adesso Manzinali, bel lancio per Luli Tomaselli, tutto il tempo di arrivare sul fondo per Tomaselli, lo sfida Sudano. Arriva il cross, Scita non è perfetto in copertura, la palla va in corner. C'è proprio Tomaselli pronto a battere. In sette quelli della Lombardia a riempire l'area, Tedone scavalcato dal pallone, c'è possibilità per Tabini che calcia da lontanissimo. Più qualcosa per mettere fine a un'azione che poteva portare alla ripartenza del Piemonte, che è un vero e proprio tiro in porta. Tomaselli, lo scambio con Guida Intelligente, ancora Tomaselli, sfidato da Sudano, c'è fallo per calcio di punizione. Tanto siamo in debito della terna arbitrale, direttore di gara il signor Edoardo Caddeo, coadiuvato dai signori Nicolo Pili e dalla signora Alessandra Usai. Pronto a battere Lorenzo Tedone. Palla verso il primo palo, mette bene fuori il Piemonte Valle d'Aosta, il controllo di Palumbo, non riesce a servire Calamita, passa Guidi col tunnel, può puntare verso la porta, ipotizza anche il mancino, lo lascia partire ma è lontano dallo specchio della porta di Castaldi. La battuta dell'estremo difensore piemontese, la palla che arriva da Isoardi, il tocco all'indietro per Picca.
Ancora con Castaldi, lancio lungo, bel duello fra Palumbo e Villa Tedone. Bella giocata, la palla passa ma solo per un attimo, il Piemonte però non riesce a rientrare in possesso. E allora Pino riesce nel dribbling, arriva in mezzo, Guidi la tiene lì e poi arriva la deviazione da parte di Castaldi. Salvato un gol che pareva già fatto. La Lombardia ha cominciato alla grande questa partita. Arriva la battuta verso il centro, colpo di testa di Villa, si è aggrappato però ad un avversario, il direttore di gara se ne è accorto, calcio di punizione per rappresentativa del Piemonte Valle d'Aosta. Battuta di Castaldi, lui Tomaselli in anticipo. Palla in out, già ricominciato a giocare il Piemonte con Dutto, però non riesce a trovare compagni, allora Scita. Dutto ancora. Arriva Guidi a dar fastidio al numero 8, costretto a ricominciare da Scita. Alza il pallone alla ricerca di Palumbo, non è mai una cattiva idea, gran controllo del numero 14, arriva però a dar fastidio. Ancora una volta, se non vado errato, Tabini lo fa molto bene. Anzi, si trattava di Niola, chiedo scusa, Tabini gioca dall'altra parte. Azzeni, bel controllo, palla verso Palumbo, si propone Calamita, tiene palla Palumbo. Raddoppiato però con Villa che non lo lascia respirare, alla fine tenta il cross in un momento in cui la palla aveva già abbondantemente superato la linea di fondo. Rimessa a Lombardia già battuta. Adesso Tabini. Anticipo secco di Picca. Palumbo, il tocco per Calamita. Perfetto Calamita, c'è Azzeni da servire. Calamita va da solo, serve il numero 3 con un tempo di gioco di ritardo. Restituisce immediatamente Azzeni per il numero 6. Tentativo di dribbling di Picca con Tomaselli che lo limita in out. Palla dietro per Dutto, il controllo del numero 8 che col destro allarga dalle parti di Picca. Intelligente pallone per Bellingheri, leggermente troppo lungo. Manzinali. Da trascorsi 10 minuti nel corso di questo primo tempo, uscita con la testa, controllo di Guidi, si porta avanti il pallone con la testa, poi non ha compagni da servire con Sudano che preferisce mettere direttamente palla in out. Niola con le mani, si fa vedere Luli Tomaselli, la palla invece è più ambiziosa verso Tedone, colpo di testa di Guidi, Tedone dovrebbe essere proprio l'ultimo ad aver toccato, la rimessa è per Castaldi. 11 minuti, per ora decide il gran gol di Giulio Fardin. Errore qua con Pino che recupera, ancora Fardin, gran palla, Tedone, Tedone, ha sbagliato il controllo, sarebbe stato completamente libero Tomaselli. Un tiro cross spaventa non poco la difesa piemontese. Stava arrivando Guidi a chiudere sul secondo palo, non è riuscito ad arrivare però all'impatto col pallone. Saremo sicuramente parlando di esiti diversi. Pino,
palla verso Fardin. Non basta il tackle. Ah, De Vita. È entrato pulito, ma l'inerzia del pallone era tornata a disposizione della Lombardia, che poi però commette fallo. Calcio di punizione per la formazione piemontese. Castaldi. Gran controllo ancora di Palumbo. Il tentativo di servire Bellingheri un po' corto. Allora Azzeni passa, allarga, ma Bellingheri è costretto ad inseguirla quella palla. Poi è Villa che stende Bellingheri. Per il direttore di gara è calcio di punizione. Una specie di corner corto. Avvisaglie per Fardin, qualche protesta di troppo. Dovrebbe essere Dutto con suo piede sinistro pronto a battere da quella zona. Praticamente un metro dalla bandierina. Arriva adesso il fischio in otto a saltare. Calamita non arriva. Poi chiedevano un fallo di mano i giocatori del Piemonte Valle d'Aosta. Non dello stesso avviso il direttore di gara Caddeo. Fardin non riesce a far correre Pino. Non esce Bellingheri. E allora il pallone in profondità per Guidi. Adesso Tabini. Anzi Villa, chiedo scusa. Adesso a cercare Tabini. Bravo a recuperare quella palla senza fallo. Mettere dentro per Guidi. Castaldi coraggioso. Allontana uscita. Balta su Bellingheri da parte di Villa. Avvisato dal direttore di gara, non potrà più commettere un fallo del genere senza avere un giallo pendente sulla testa. Dutto. Palla larga verso Sudano. Tommaselli non lo molla, riesce anche a passare. Tommaselli si stacca Fardin dalle marcature. Tommaselli è chiuso però da Sudano, vuole guadagnare il fondo. Tommaselli arriva e crossa la palla verso il centro, mette bene fuori ancora la difesa piemontese. Calamita, bella giocata su Pino che però non lo molla. Isoardi passa su Tedone, corre Isoardi, si stacca Palumbo dalla marcatura, subito però il fallo di Manzinali. Adesso arriva il cartellino giallo, il primo di questa partita per Lorenzo Manzinali. Già impossessato di quel pallone Calamita. Sedicesimo in corso. Sempre avanti la Lombardia, gol dopo due minuti di Fardin. Parte Calamita, soluzione interessante, la palla però non scende.
rischia qualcosa qui Manzinali, Azzeni lo attacca, alla fine fa fallo, calcio di punizione per la Lombardia. Ci ha battuto Niola. Pino mette palla sul mancino e scambia con Tabini. Saltato dal pallone Tomaselli. E allora la rimessa è per Sudano. Guidi da terra, ha trattenuto quella palla in maniera irregolare per il direttore di gara, che è un passo. De Vita. Calamita. Isoardi da tutto. Fa vedere Calamita, la linea di passaggio però è chiusa. Allora Azzeni, la palla di Isoardi alla ricerca di compagni. Bellingheri non può intervenire. E allora già dall'altra parte della Lombardia, con Guidi che prova ad autolanciarsi con quel velo. È arrivata però una deviazione, la palla è fuori, rimessa. Fardin allontana il pallone, picca. E poi Azzeni che può correre sulla sinistra. Corre il numero 3 con Manzinali che mette fuori. Non c'è stata deviazione, rimessa a Piemonte Val d'Aosta. Dutto. Bella palla per Bellingheri col tacco alla ricerca di Palumbo. Non poteva immaginare quella soluzione del numero 14, che aveva in mente altre idee. Tagliava dalla parte destra del campo. Comunque rimane un ottimo gesto tecnico del numero 5, che qua va anche a riprendersi questo pallone. Picca, poi rischia di perderlo. Togliete pure il rischia. Tedone. Manzinali attacca Isoardi, gli porta via la palla, ancora bravo Bellingheri, la palla allargata per Palumbo, Villa sbaglia, Palumbo allora può correre, ancora Palumbo, occhi sulla porta, sinistro, il palo ancora per il Piemonte Val d'Aosta, sono 5 in 2 giorni. Non molto fortunata la squadra di Mister Loparco. Legno sulla mancino di Palumbo. Spina nel fianco numero 1 per la difesa lombarda. Villa in anticipo su Palumbo. Colpo di testa di Guidi che mette fuori causa Scita. Non ci sono più compagni però da quella parte. Tutto. Picca diretto sulla faccia di Valli. Con tutta probabilità il numero 19 stava meglio prima. Un gioco che va interrotto. Già ristabilito Villa, tempo di record, non ha avuto nemmeno bisogno dei sanitari. Calamita, giocata che non riesce per l'ottimo intervento di Tedone. Villa ancora. Perde palla qui la Lombardia, allora Palumbo.
Tomancino, il numero 14, mette per Calamita in attesa di compagni. Calamita ha sterzata, Tedone non lo molla, Palumbo si è liberato ma è isolato a sinistra. Attacca Niola, arriva anche Azzeni a dare una mano, non è una linea di passaggio però Palumbo non riesce a sfondare il muro della rappresentativa lombarda. Il pallone lungo verso Guidi con Scita che va in serenità da Castaldi. Funziona la pressione lombarda, Fardina ha recuperato anche questa, si fa vedere Pino, Fardina ha altre idee, va verso Tomaselli, colpo di testa. Castaldi bravo. Niola in anticipo, Isoardi prima di Tedone, lungo linea dove difficilmente Azzeni può arrivare con Manzinali che un quarto d'ora in anticipo sarà rimessa dal fondo Lombardia. 23esimo in corso. Intanto abbiamo ufficialmente la prima finalista, si tratta della Toscana vincente per 1-0 nell'altra semifinale giocata a Villa Simius contro la rappresentativa della Sardegna. E quindi chi vince oggi va a sfidare la rappresentativa toscana al campo della Ferrini a Cagliari. Anticipo di Dutto. Prova a scappare Villa. Va profondo per Guidi, non lo molla Scita, Guidi passa comunque, allarga le gambe, costringe il numero 19 a toccare, anche se il direttore di gara dice che la rimessa è per il Piemonte. Si lamenta Guidi, ma il direttore di gara è decisamente meglio messo rispetto alla nostra postazione. Assegna rimessa al Piemonte che la palla però l'ha già persa. Fardin sponda verso Guidi, anticipato da un buon lavoro di Dutto, colpo di testa di Manzinali, ad alimentare ci pensa ancora Calamita, Azzeni anticipato, Guidi bravo a tornare dalle parti di Luli Tomaselli, la palla scodellata verso il centro, Fardin aveva già capito che non sarebbe potuto arrivare, non tenta nemmeno di inseguire. Villa con il colpo di testa, Calamita, Sudano, palla profonda, Villa la tocca, Bellingheri non va di prima, ancora Bellingheri, la palla rimane lì e poi è bravissimo ancora una volta Pessagno. Avrebbe potuto anche provare a calciare di prima, in questo caso Filippo Bellingheri, ha provato invece il controllo e poi nella mischia non è riuscito a toccare per ultimo quella palla che sarebbe certamente cascata in fondo alla rete. La palla per Fardin, anticipato da De Vita, prova a inserirsi Luli Tomaselli, la palla si alza ancora. Fardin non arriva prima di Azzeni, non c'è fallo su Fardin. A terra dolorante, non lo potete vedere il numero 9, continua comunque a giocare la Lombardia con Tomaselli che mette quella palla fuori. Squadre che, come giusto che sia, ne approfittano per un cooling break.
Non sarà il giugno più caldo di sempre, ma siamo comunque in Sardegna. E certo non c'è fresco. Tutto ok per Fardin. Prende posizione nuovamente al centro dell'attacco lombardo con Sudano che restituisce per Manzinali. Passa ancora Guidi su uscita, non riesce la scivolata, Guidi tutto solo, Guidi addosso a Castaldi. C'erano due uomini completamente liberi da servire per il tappino a porta vuota. Guidi però ha preferito andare da solo. Errore del numero 7. La Lombardia poteva essere avanti 2-0. Molto bravo Pino a fermare Palumbo. Isoardi, Bellingheri. Sudano alza il pallone verso Palumbo, impreciso. Villa con la testa ad allontanare. Dutto. Lo scambio con Sudano, ancora Dutto col mancino. La ricerca di Bellingheri, la palla rischia di passare con Tabini che non si fida, allora Isoardi di prima per Palumbo. Palumbo non regge però l'urto di un ottimo Tabini che chiude ancora. Fardin col tacco verso Guidi, ha capito tutto, uscita che riparte. Mancino deviato da Tedone, altra deviazione, un po' di confusione. Alla fine il gioco si ferma perché c'è un fallo di mano di Matteo Pino. Solo Guidi in barriera, uscita sul punto di battuta. Palla sulla schiena di Guidi con la Lombardia che riparte immediata. Fardin. Corre il numero 5, ancora Fardin. Guidi è largo ed è andato ormai in fuorigioco, c'è da servire Tomaselli. Fardin preferisce tenere la palla, alla fine la perde, ha fatto fallo per uscita. Tre in barriera per Castaldi, c'è Fardin sul punto di battuta. Parte Fardin forte, Castaldi non la tiene, poi in due tempi è bravo. Va immediato alla ricerca delle punte, una palla perfetta per Calamita che mette giù occhio al potenziale 3 contro 3. La palla verso Palumbo, si sovrappone Bellingheri, Palumbo andrà probabilmente da solo, poi scambia con Dutto, sinistro, Tedone deviato e poi Pessagno non riesce ad evitare il corner, ha ribaltato il fronte alla grande, la formazione piemontese.
32esimo in corso, 3 minuti e poi sarà eventualmente recupero. Palla verso il primo palo, Tedone allontana bene. E poi Guidi senza badare troppo allo stile, calcione alla palla più lontano possibile, Castaldi controlla sulla propria tre quarti. Palumbo saltato, Villa con la testa arriva prima di tutti, Pino gran controllo. Villa corre il numero 19, taglia da quella parte, bella palla per Tedone che continua a far trascorrere quella palla, non riesce però nel servizio per Luli Tomaselli. E allora Isoardi, la palla passa e allora Palumbo può intervenire, non da lui questo mancato controllo, fallo qua di Picca. Ah no, in realtà viene ammonito Villa. Non ho proprio capito questa chiamata. Forse simulazione, giallo per simulazione potrebbe essere per Villa. Eh no, perché non può essere giallo per simulazione, ha detto qualcosa probabilmente Villa al direttore di gara, perché la punizione è appunto per fallo di Picca. E diciamo che non si è capito benissimo quello che è successo. Un minuto e mezzo e poi sarà duplice fischio nel caso non dovesse esserci recupero. Tedone sul punto di battuta, in tanti a riempire l'area, la palla arriva verso il limite, mette bene fuori Bellinghieri, calamita anticipato da un ottimo lavoro di Niola. Corre Niola verso l'esterno, da quella parte però il campo è finito, la rimessa è per il Piemonte Valle d'Aosta. Bella giocata di Villa che col tacco fa correre quella palla. Guidi la tiene lì, il servizio per Luli Tomaselli, ha provato a chiudere il triangolo di prima. Fardin veloce ma da lì davvero non può far nulla. E rimessa bianco scudata. Con la testa a Villa, Tedone di prima, vuole far correre Guidi, c'è uscita ben messo, Guidi passa comunque, grande rientro difensivo di Isoardi. Castaldi, Villa ancora, è cresciuto molto nella seconda metà di questo primo tempo, Fardin non scarica subito. Copertura ottima della Piemonte con Palumbo che è in possesso, ma triplicato, passa con un gran tunnel e poi arriva un fallo. Che giocata di Palumbo. 2 minuti di recupero. Già cominciati da 10 secondi, si gioca per almeno altri 110. Un altro giallo tra le mani per il direttore di gara, stavolta è per Fardin. No, volando cartellini senza falli particolari, sicuramente il direttore di gara sta sentendo parole fuori posto. La battuta di Dutto, Villa con la testa ad allontanare, il controllo di Guidi, la palla che ribalta il fronte, può inseguirla Fardin, De Vita è bravo a reggere l'urto del 5, la palla passa dopo una gran giocata di Picca, calamita verso il numero 5 Bellinghieri. Calamita ancora, c'è stata una deviazione, la rimessa è per il
Piemonte Valle d'Aosta. Palla nuovamente fuori, rimessa ancora bianco scudata. Calamita, provato a far scorrere quella palla, parzialmente ci è riuscito. Poi Dutto. Va a terra Dutto, tutto buono. Rimane in possesso Dutto e poi ha fatto fallo. Basta così per questo primo tempo, squadra riposo sul punteggio di 1-0. Fino a questo momento decide il gol dopo 2 minuti di Giulio Fardin. Una decina di minuti di pausa, poi noi torniamo per raccontarvi il secondo tempo di questa semifinale del trofeo Benedetto Piras. Restate con noi. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dinicri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. My City, anche nella tua città. Nuovamente collegati dal campo comunale L'Annunziata, qui a Castiadas vi stiamo raccontando Piemonte Val d'Aosta contro Lombardia, gara che vale per la seconda semifinale di questo secondo trofeo Benedetto Piras. Nella prima semifinale la Toscana ha avuto la meglio della Sardegna, già quindi sicura di un posto nella finalissima di domani. Qui invece è avanti la Lombardia, per ora decide un gol di Fardin. Sono pronti anche i primi cambi, due per il Piemonte Valle d'Aosta. Dentro Barbero, fuori Sudano. Pronto anche con la maglia numero 10 Ietto, fuori con la maglia numero 5 Bellingheri. Primo pallone di questa seconda frazione sarà per la formazione piemontese. Comincia adesso il secondo tempo col lancio di Isoardi proprio verso Barbero, l'anticipo secco di Tabini. Dutto, palla verso Calamita, Teedone non lo lascia passare, allora guidi subito verso Fardin, ottima chiusura di Scita. Col mancino il numero 19 non riesce a mettere in movimento Azzeni, allora Villa. Bella palla di Villa, in una situazione complessa riesce a servire Tabini, a palla verso Fardin, però ancora una volta imprecisa. Niola. Occhio adesso a Guidi. Palla va direttamente in out. Allora Piemonte che ricomincia da Dutto. Lancio verso Calamita con la testa a far correre Palumbo. Manzinari in anticipo. Passa anche su Dutto. Allora la palla verso Lulli Tommaselli. Arriva il cross di Tommaselli. Guidi la lascia passare. Villa non se l'aspettava. E allora Pino insegue Azzeni, arriva però Villa, attacca Palumbo, la palla è per Tabini, anticipo di Azzeni, Tabini non riesce a servire compagni, si chiude bene però la difesa della Lombardia, Barbero non trova Calamita, dall'altra parte allora Niola.
tutto, rischia qui qualcosa con questa palla, alla fine riesce a disimpegnarsi bene. Barbero, palla per Azzeni, è lui a far correre Palumbo, vuole essere servito Ieto, accontentato, a modo di girarsi, allora va da Barbero, Ieto non interviene e allora spende subito il cartellino giallo Barbero. Calcio di punizione Lombardia. Palla verso Fardin, controllo di Fardin, non c'è fallo di Scita, e allora Dutto allarga verso Calamita, Niola lo limita, la palla però ce l'ha ancora il numero 6, picca, bella palla per Ieto, il controllo del numero 10, bravo nella chiusura Tabini, Dutto ancora, allarga dalle parti di Barbero, c'è Azzeni da servire, Barbero lo ha visto, la palla però un po' troppo leggibile con Villa che ha capito tutto. Ieto non riesce a passare il numero 10, allora ancora Villa, che giocata di Villa in una situazione difficile, riesce a uscire, altro dribbling del numero 19. Pino si alza anche di agonismo questa partita, poi c'è Dutto che tira la maglia di un avversario. Pino non trova Tomaselli, allora Tedone, va lui dal numero 10, sovrapposizione di Niola premiata da Tommaselli in anticipo, però la difesa del Piemonte Valle d'Aosta, allora rimessa, bravo Isoardi a mettere il corpo davanti all'avversario. Tedone dietro da Manzinali, Pessagno, di testa quasi di tempia più che altro da parte di De Vita, che però un buon gioco. Tabini non trova compagno, allora Ieto, la palla verso Palumbo, anticipo di Manzinali, ancora Azzeni, la palla verso Palumbo, Villa in netto anticipo, Palumbo però passa davanti col fisico, la rimessa è piemontese. Pronti, cambi anche per la Lombardia. Fuori con la maglia numero 19. Thomas Villa dentro invece con la maglia numero 4. Gabriele Correnti. Verso il centro questo pallone, Palumbo arriva alla sponda, che giocata di Niola, che basta che tocchi quella palla per impedire a Villa di arrivare, poi però il dribbling secco da parte di Calamita genera calcio di rigore per fallo credo proprio di Niola, e va praticamente salvato un gol già fatto, e poi però è cascato nella trappola di Calamita, sterzata perfetta, è andato giù, allora penalty, è Palumbo contro Pessagno, momento chiave della partita. Siamo dentro il settimo minuto, par
Art Palumbo intuisce Pessagno ma non basta, ha pareggiato il Piemonte Valle d'Aosta, sempre con Palumbo. Uno a uno allora, tutto da rifare adesso per la Lombardia. Ricordiamo che in caso di parità al 70esimo non sono previsti supplementari, ma calci di rigore. E allora si riparte. Villa servito da Tedone. Ah, sbaglia il lancio il capitano della Lombardia. La rimessa per il Piemonte. Fardin, lontana ma non basta. Azzene alla ricerca di Calamita, non era una brutta idea, poi Picca arriva prima di Luli Tommaselli, l'anticipo di Calamita è falloso. Fallo del numero 6, calcio di punizione Lombardia. Lancio di Tedone con la testa ad allontanare Isoardi, Pino ad alimentare ancora, c'è Correnti, calcia col destro! Mamma che gol! Subito Correnti appena entrato fa 2-1, ristabilita immediatamente. Il ristabilito immediatamente il vantaggio della Lombardia. Grande gol di Correnti. C'era arrivato Castaldi. La tocca ma non basta. E allora è 2-1. Botta da fuori di Gabriele Correnti. Testa di Picca, appena pareggiato il Piemonte che ora ci riprova ancora con Calamita. Buona chiusura della difesa della Lombardia a Zeni, atterrato da Manzinali, occhio che è già ammonito. Eh sì, ricordavo bene, doppio giallo per Manzinali e Lombardia in 10. 11 minuti di secondo tempo, è capitato di tutto. Ancora a terra dolorante Azzeni per il colpo ricevuto da Manzinali che si avvia verso gli spogliatoi, non sarà utilizzabile in caso di finale. Adesso però dovrà giocare 25 minuti mal contati in 10 la Lombardia. Pronto anche un cambio per formazione oggi in maglia verde con mister Peccati, che vedremo a cosa avrà pensato sopperire la mancanza di Manzinali.
doppio cambio, anzi no. Pronto il... solo Thomas Clementi. Fuori Guidi. Toglie un attaccante per un esterno difensivo. Vedremo che posizione andrà ad occupare Clementi. C'è Palumbo sulla punto di battuta del calcio di punizione, 3 in barriera per Pessagno. Parte Palumbo, palla si alza troppo. Rientra Zeni, allora... si comincia a giocare in 11 contro 10. Fardina arriva bene sul pallone, Scita non riesce a chiudere. Allora Clementi, anticipato bene da Barbero. Allora ancora Seni, Tabini. Ultima scivolata. Palla verso Ietto, Tabini ancora. A intervenire Picca. Arriva prima di Tomaselli, poi scambia condotto. Calamità. Non trova compagni. E allora Isoardi non riesce con la testa a direzionare verso nessuno. Il secondo tentativo invece è decisamente migliore. Gran giocata di Calamità ancora. Passa in mezzo a due. Ci azzeni largo. Lo ha visto Calamità. Vuole anche andare a servirlo. La palla è coi giri giusti. Azzeni non riesce a metterla giù. Pronto un altro cambio. Stavolta per il Piemonte, dentro con la maglia numero 2 a Gero. Fuori De Vita. Partito Clemente, riesce nel dribbling su Barbero. Clemente arriva anche a servire per Pino, il controllo del numero 15, poi Correnti col tacco alla ricerca ancora di Clemente, non riesce a servire compagni. Allora Palumbo, Villa non lo molla, Palumbo riesce a servire verso Isoardi, il cambio di gioco alla cieca, però trova il solo Niola. Tiene lì Correnti, poi però quella palla la perde e Dutto non trova compagni. Bella palla qui per Lulli Tommaselli, forse leggermente lunga. Castaldi ha tutto il tempo di recuperarla. Dutto prepara il mancino, Tomaselli però lo scherma alla grande. Allontana ma dove non ci sono maglie verdi. Isoardi da Azzeni, Palumbo alla fine riesce a servire il numero 3 che controlla. Sta giocando un gran secondo tempo Tabini. Clementi a Gero da Fardin, numero 5 intelligente, si accontenta della rimessa laterale.
Non è ancora il momento del nuovo cambio. Lombardia si continua a giocare. Allora, Clemente da Correnti, fallo di Dutto. Eccolo il cambio. Fuori Fardin, dentro con la maglia numero 2 Tommaso Braga. Già posizionato il pallone Clementi. Tre in barriera per Castaldi. Clementi va verso la porta. Castaldi lo aspetta lì. Ancora cambi, stavolta per il Piemonte Valle d'Aosta. Fuori Dutto, dentro Edoardo Reci, un altro attaccante allora per cercare di dare l'assalto al gol del pareggio. Pino, adesso Clemente, altro che esterno difensivo, sempre in avanti. Mette dentro il pallone, c'era già Braga che pregustava il gol da appena subentrato. Correnti, lui sì che l'ha segnato un gran gol appena entrato in campo. Allarga verso Correnti, o meglio Correnti che allarga per Clementi. Palla invece va direttamente fuori, la testa del numero 3 Clementi. Picca, palla sbagliata verso Ietto, picca ancora, adesso sì che può controllare Ietto, che però con la testa decide di andare da Reci. Ietto con la schiena, stoppa il pallone per Pino. Tomaselli la fa passare, Braga prova a farla sfilare su uscita, che la tocca per ultimo, la rimessa è Lombarda. Testa di Scita, alleggerisce dietro dalle parti di Castaldi. L'invio stavolta è perfetto, il controllo di Palumba un po' meno. Tomaselli sfida in velocità con Picca, ma la palla è uscita. Braga, gran recupero. Molto bravo Correnti a far correre Pino. Pino ancora da Braga, sinistro! A centimetri dal gol del 3-1. Puzzava di condanna. Invece c'è ancora speranza per il Piemonte Valle d'Aosta, sotto di un gol ma davanti di un uomo. Pino. Luli Tomaselli. Contrasto con Azzeni, la palla verso Braga, ma c'è solo Aggiero. Non riesce ad arrivare Ietto. Allora Pessagno. Villa. Palla verso Clementi, non passa su Barbero e allora possibilità per Calamita.
Passa il numero 6, molto bravo, ancora una volta Tebini, grande ripresa. Riesce ad arrivare Tedone, rinuncia mai a lui Mister Peccati. Braga, c'è fallo di Aggero, neanche ammonito il numero 2. Battuta di Tabini, preciso verso Correnti con la testa, dove non ci sono però maglie verdi. Rischia qua Reci, sbaglia, serve Tommaselli, carica al destro. Chiedeva gran voce per un fallo di mano Tommaselli, dice attaccata al corpo il direttore di gara. Allora semplice corner. Solo in quattro a saltare quelli della Lombardia. Arriva la palla di Tommaselli, Braga la lascia lì, poi calcia col sinistro. Ancora vicino al gol del 3-1 la Lombardia. Non si sente l'uomo in mezzo. Correnti di testa, picca verso Reci. Riesce a tenerla in campo il numero 18. Allora Calamita. Arriva Niola prima di lui, allora ancora la palla verso Calamita, Niola però lo anticipa nuovamente, la palla ce l'ha ancora Reci, mezzo a due si gira e serve il numero 6, bella occasione, entra in aria Calamita, sterza, arriva Calamita, fuori ancora, occasioni da una parte e dall'altra. Scusa, quando si accende il numero 6 però è tremendamente pericoloso. Venticinquesimo in corso. A testa di Tommaselli, picca prima di tutti Reci. Sventagliata verso Ieto, non è niente male, leggermente lunga però. Non dovrebbe esserci stata deviazione, infatti è così. Reci, bella palla per Palum, ha corso tantissimo il numero 14, accusa forse un po' di stanchezza. Altro cambio Lombardia, fuori Luli Tommaselli, dentro con la maglia numero 6 Daniele Ganci. Ottima partita di Valerio Luli Tommaselli. La tiene lì Correnti e manda per Clementi. Molto bravo Aggero però.
sventagliata verso Palumbo, Villa in netto anticipo, Pino al controllo, la meglio su Ieto, passa anche con la suola, va via bene ancora Pino, poi però si piace un po' troppo, la palla la perde e commette fallo, calcio di punizione Piemonte. Bella palla di Iagero verso il centro, Calamita saltato, Tedone però pulito. Scita. Palla per Reci. Bello il pallone dentro, Palumbo, che parata Pessagno e poi Ieto non riesce a mettere dentro quella palla. Sembrava tutto apparecchiato per il 2-2, non d'accordo Pessagno, grande parata. C'è ancora almeno 7 minuti da giocare. Dietro Tabi, anzi Niola. Pessagno non può arrivare, la palla va fuori. Allora corner. Arriva la battuta verso il secondo palo, uscita libero di coordinarsi, rimette dentro, arriva Calamita e poi incredibile occasione per il Piemonte Valle d'Aosta con Edoardo Reci. Reci che di solito è freddissimo da quella parte, però la palla ha toccato solo i tacchetti ed è andata completamente fuori. Che occasione ancora per il pareggio. Ieto. Barbero, non c'è fallo sul numero 4, allora si può continuare con Pessagno che non ha fretta. Ah, si parietto con Calamita che assicura di non aver toccato l'avversario. Un Pessagno che però visto fischiare. Fischiare il fallo. Adesso ha ammonito anche mister Loparco. Alla fine batte Pessagno, Isoardi con la testa, due volte, la seconda però è preda di correnti, ha già toccato la palla con la mano. Calcio di punizione. Allontana bene Picca, può correre Calamita, Tedone però, ancora in anticipo. Il pallone filtrante è sbagliato però, allora si va da Palumbo, colpo di testa del numero 14, arriva bene ancora Reci, si chiude però la difesa, non basta per interrompere l'azione del Piemonte Valle d'Aosta con Federico Picca in proiezione offensiva che guadagna calcio di punizione. Trentaduesimo in corso. Poco più di 3 minuti e mezzo alla fine.
Tre in barriera per Pessagno, è pronto Pietro Aggero. Parte Aggero, il palo, ancora! Sono 6 in 2 giorni. Chiama a cambio la formazione piemontese, sta per entrare Fabio Garbellini. Battuta di Tabini, fallo di Isoardi, calcio di punizione. Battuta di Correnti, Aggero saltato, occhio alla possibilità per Ganci, potenziale 3 contro 3, Ganci va alla ricerca di Pino che non la chiude. Battuta di Castaldi, Ietto con la testa dalle parti di Calamita, c'è Garbellini largo, Calamita invece voleva una traccia centrale, niente da fare però. Isoardi, Ganci, chiama a gran voce il pallone Correnti, è costretto però ad inseguirlo. Garbellini lo porta via, lo supera anche in dribbling. E poi il servizio è per Palumbo, la sponda verso Calamita che restituisce. Tedone, molto ben messo in campo. Isoardi, da Garbellini, fa passare al centro una palla che però Ganci ha capito. Gran giocata di Braga. Ora può tenere il pallone più lontano possibile dalla propria area e così fa il massimo. Guadagna un calcio di punizione, una zona dove non sembrava avere particolari possibilità. È arrivato anche un giallo, credo, per Braga. Correnti pronto a battere, solo Isoardi in barriera, va Correnti verso la porta, Castaldi in due tempi, errore al rinvio, siamo ormai oltre il 35esimo, già dentro il recupero, non ho visto segnalazione ma ormai sono gli ultimi minuti di partita. Cita. Ganci, palla verso Clementi, passa ancora il numero 3, regge l'urto di Azzeni, Clementi corre ancora, Cita preziosissimo. Poi Azzeni rischia, riesce a portare comunque via la palla. Allarga bene Isoardi dalle parti di Aggero che reagisce in proiezione offensiva. La palla ancora verso il fondo, arriva il cross, Pessagno.
Siamo oltre i 2 minuti di recupero. 37esimo in corso. Agero non arriva, ma ha subito il fallo di Braga. Calcio di punizione. Una delle ultime occasioni di questa partita per il Piemonte Valle d'Aosta. Batte Castaldi, limite dell'area, Niola alza ancora il campanile, la palla rimane lì, Niola è saltato, può ancora intervenire, arriva però Azzeni e li porta via la palla. Ancora Azzeni, cerca la sterzata, Ganci lo tiene lì. Gero per battere, siamo agli sgoccioli. Con le mani lungo verso Ietto che non arriva, Vila la lascia sfilare, rimessa dal fondo Lombardia. Uscita prima di Braga, arriva comunque Clementi, punta verso la porta Clementi, passa ancora, non su Barbero che lo chiude. E allora Isoardia, la disperata in avanti, Palumbo proprio non ne ha più. Adam Picenni verso la panchina, ma sembrava pronto al triplice fischio direttore di gara. Sinceramente ci eravamo cascati anche noi. Già tutta in campo la panchina della Lombardia, ma serve un pallone per giocare, la partita non è finita. Siamo oltre il 40esimo. Pallo su Braga. Qui probabilmente scriviamo la parola fine su questa partita, ma non conoscendo il recupero non possiamo esserne così certi. Battuta di Correnti, la palla arriva verso Ganci e fischia 3 volte. Edoardo Caddeo in finale, ci va la Lombardia, battuto il Piemonte Valle d'Aosta per 2-1. Le reti di Fardin e Correnti regalano la finalissima di domani alla formazione di mister Gabriele Peccati. Onore delle armi però, un fantastico Piemonte Valle d'Aosta, andato più vicino a più riprese al gol del pareggio. 2 pali anche oggi, dopo i 4 di ieri impediscono alla formazione biancoscudata di progredire. Allora io ringrazio Andrea Farris per le immagini che mi sono arrivate da Castiadas, grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento. Appuntamento alla finalissima di domani.